Grazie a tutti, ringrazio innanzitutto la dottoressa Sara Rosa che è qui con noi, che è in rappresentanza del Parco dei Nebrodi. E rapidamente, prima di passargli la parola, io voglio ringraziare tanti amici che sono presenti, dal vicepresidente Sigea, dal presidente della sezione CAI di Messina, dall'architetto Salnitro, dal professore Rodolfo Coccioni della settimana del Pianeta Terra, dal consigliere nazionale del MASCI Carmelo Casano, dalla dottoressa Asenzio e dagli amici del Ramarro che si collegano da Caltagirone. Fatta questa brevissima presentazione, io passo subito la parola alla dottoressa Sara La Rosa che così diciamo farà da padrona di casa per questa diciamo cerimonia che è di firma del protocollo d'intesa che io adesso metto in primo piano perché, ripeto, protagonista di questa iniziativa. Questo protocollo che noi firmiamo così virtualmente e adesso che dobbiamo usare questi strumenti, li usiamo, ma sperando di andare fuori. Questo noi però dobbiamo dire che come associazione I Nebrodi e come Centro di Educazione Ambientale di Messina siamo parte di quella grande famiglia che è Nebrodi Outdoor, di cui adesso ci parlerà sicuramente anche Sara La Rosa. Posso? Sì. E allora un saluto a tutti quanti, padrona di casa, grazie Franco, però il protagonista è questo protocollo d'intesa che nasce appunto da questi buoni auspici, da tanti propositi e tanti argomenti di cui abbiamo tante volte discusso al parco e che il commissario Luca Ferlito mi ha incaricato insomma di porgere i saluti e gli auguri di buon lavoro, sperando che si possa riprendere il più presto a lavorare in natura con tutti quegli itinerari e le attività che possono essere fatte sul parco e da questo punto di vista. Sicuramente tendiamoci la mano l'un l'altro per quelle che possono essere proposte. Mi sono già sentita con alcuni di voi in questi giorni per quello che è il progetto che il parco sta attivando sui social, ma giustamente per quello che si preannuncia a livello di stagione turistica, escursionistica, sicuramente. Triste per alcuni aspetti, ma da una parte che ci ha dato anche grandi spunti e una grande vitalità a tutti quanti per cercare di riorganizzarci, anche perché sicuramente il pericolo di assembramenti, conoscendo gli spazi del Parco dei Nebrodi, sicuramente non c'è e quindi avremo qualche momento di difficoltà, di scoramento, ma penso che insomma con una squadra così motivata, siamo persone che ci conosciamo da tanto tempo e con molti di voi c'è anche un rapporto di amicizia sincera. Questo mi sento di poterlo dire ed è una cosa di cui vado orgogliosa per questi valori che mi ha potuto trasmettere il mio lavoro. Quindi sicuramente questo protocollo che nasce dall'unione di due realtà che aderiscono a Nebrodi Outdoor, che è l'associazione che è stata costituita l'anno scorso per dare voce a quelle che erano le esigenze del mondo escursionistico, nasce questa sera in rete su una piattaforma, ma insomma speriamo di tornare di metterla in pratica in natura, outdoor, come giustamente anche il nome dell'associazione. Quindi non rubare altro tempo, è un piacere essere con voi sia virtualmente, ma speriamo che sia presto fisicamente. Quindi, insomma, continuiamo questa serata procedendo a quelli che sono appunto gli adempimenti della firma, Franco. Allora, io direi che, diciamo, da un punto di vista, se siete d'accordo, come dire, formale, io e il presidente Ojeni ci stringiamo virtualmente la mano, diciamo, via. via. E quindi sottoscriviamo questa. Ecco qua, perfetto. Ma noi dobbiamo utilizzarli questi Ci strumenti. sta. Pronti per questa inserita. Io direi di fare una cosa, chiaramente sapendo che entro 40 minuti poi scade, io inizierei facendo dire due parole ciascuno agli amici presenti. Cominciamo a caso dal vicepresidente nazionale SIGEA, da Michele Orifici. A te Michele, grazie di essere qui. Microfono, mi sentite, no? Sì. Sì. Sì, vai Michele. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Intanto è veramente un piacere stasera passare questi pochi minuti comunque
con voi in questa occasione, che sicuramente è importantissima. Se ne parla veramente da qualche anno di questo protocollo, e l'idea alla fine, devo dire, è stata veramente grandiosa e originale, anche perché trova anche motivo di un confronto, per quanto breve, però sicuramente stasera rinvigoriamo i nostri animi in un momento in cui un po' tutti stiamo cercando di darci da fare. L'attività per le iniziative relative alle iniziative del parco è attivissima, con Sara, Alessandro, Franco, insomma, cerchiamo in qualche modo di darci una mano a vicenda per tirare fuori delle iniziative anche in questa situazione. Ho lanciato qualche settimana fa, in occasione della giornata della Mondiale della Terra, l'idea del geoturismo di prossimità, visto che quest'anno si dovrà puntare al turismo di prossimità, allora il Parco dei Nebrodi, con la collaborazione di tutti, può diventare una meta sicuramente da visitare, per i motivi anche che ha detto Sara, che ha ribadito più volte il commissario Ferlito. Quindi questo protocollo è un ulteriore strumento che ci può servire per cercare di lanciare delle iniziative che ci aiutano a far conoscere il Parco dei Nebrodi, che è una realtà veramente definire fantastica e dire poco, e ci si innamora sempre di più. Devo dire, per me ogni giorno sono sempre più innamorato di questo. Grazie, Michele. Io direi grazie a tutti. Arrivano da lontano, ma come dire, ho il piacere di presentarvi, e lo faccio intervenire subito, il presidente del Ramarro, nostro storico presidente Renato Carella, che è qui e che viene da Caltagirone. Sei venuto a piedi, presidente? A te la parola. Buonasera, ciao a tutti. Anch'io contento di essere qua, perché questo è un momento anche importante, quasi quasi storico, per le condizioni, le circostanze in cui si svolge, per la specialità dell'argomento che andiamo trattando e per quello che ci aspettiamo anche. È chiaro che dal Parco dei Nebrodi, che io cerco di conoscere sempre meglio tutte le volte che posso, per noi è una grande risorsa. Tutti ci aspettiamo qualcosa in più da poter prendere, e nello stesso tempo qualche contributo in più da poter dare. Questo è il motivo per cui, insomma, c'è il piacere dell'associazione che io rappresento, e quello mio personale, di essere qua stasera ad ascoltarvi. Ecco, nel nome di una intesa sempre più stretta, sempre più vincolante, tra tutti i soggetti, spero compresi anche noi, che sono interessati a questo tema. Grazie. Grazie Presidente. Professore Coccioni, la settimana del Piano della Terra ci fa l'onore di essere qui con noi. È un onore per me di essere con voi. A parte la diversificazione della serata, perché almeno c'è qualcosa di diverso in queste serate, tutte uguali più o meno, ma no, mi fa davvero molto piacere, e purtroppo questo maledetto virus non mi permette. Io ho già programmato dei tour, dei viaggi anche in Sicilia, anche sui Nebrodi, rimandiamo prima possibile. Io volevo ricollegarmi un po' a quello che diceva Michele prima, al turismo di prossimità, perché è ovvio che in questa circostanza anche la settimana della Terra deve adattarsi a queste circostanze, e speriamo di puntiamo sulle soprattutto quindi sulle location locali, cioè sulle realtà locali. Anche i siti meno valorizzati, che devono essere valorizzati di più.
dobbiamo riuscirci, troveremo la maniera, anche ovviamente telematiche, non so come, ma riusciremo probabilmente anche a fare questo, e d'altra parte non possiamo fare altro. Invece volevo concludere solo con una cosa, non so voi, ma immagino tutti che questo virus, questa emergenza ci ha dato da pensare, no? Anche a livello anche personale, su tante cose, sugli affetti, sulla vita che viviamo, che dovremo vivere. E io ragionavo da geologo, ovviamente, no? E allora una delle cose che mi è venuta in mente è che, guardando anche la mia età, mi sono reso conto che, per esempio, per i geologi, se Michele Polassi che sia d'accordo, non lo so, ma i geologi, a differenza degli altri, cioè Michele, c'è Francesco, ingegnere, eccetera, a differenza delle altre categorie, matura dopo. Cioè, nel senso che noi, col fatto di conoscere la pienezza del tempo, i fenomeni avvenuti, che avverranno ancora, che avvengono oggi, eccetera, vediamo le cose in un'altra prospettiva. E non dico che possiamo salvare il mondo, però i geologi una parte importante ce l'hanno in questo. Quindi allora anche facciamo salutare il presidente della sezione CAI di Messina. Caro presidente, grazie che sei qui. Il CAI cammina, giusto? Ok. Ciao, buonasera a tutti. Molto grazie per l'invito, invece, grazie a te per l'invito. Mi fa molto piacere conoscervi. Chiaramente in questa situazione particolare conoscersi così, avremmo preferito tutti quanti, immagino, conoscerci di persona. Comunque vi porto i saluti degli amici del CAI. Il CAI come associazione che naturalmente, come dicevate prima, è chiaramente tirata in ballo da questa situazione. Il CAI vive il territorio in tutte le sue attività giorno per giorno, e certo in questo periodo un po' strano, un po' particolare, che stiamo soffrendo tutti quanti, siamo fermi con le nostre attività. Noi pensate che abbiamo ogni domenica abbiamo un'attività escursionistica, più giorni, eccetera, e chiaramente i nebrodi sono parte integrante del nostro programma. Quindi sentivo con piacere che le varie associazioni, questa firma di questo protocollo, perché una volta siglato si possa collaborare fra le associazioni ed effettivamente poter utilizzare, fra virgolette, il nostro territorio per la bellezza del nostro territorio che ci offre. Grazie Presidente. Volevo sentire e ringraziare la dottoressa Sabrina Assenzio che è qui con noi, perché su questi temi da sempre si confronta, ma soprattutto ci dà spunti di grande interesse. Grazie di essere qui con noi, dottoressa. Io vi saluto, vi ringrazio per questo invito. Oggi il mondo è cambiato. Dobbiamo cominciare a pensare a un nuovo mondo, nuove opportunità, e esempi come Franco Cancellieri, che è sempre stato il baluardo della trasversalità, devo dire, perché alle sue riunioni ho sempre visto più inviti possibili, l'ho visto arrabbiarsi quando non riusciva a fare. Questo è un esempio di un modo di fare che è un modo nuovo per questo mondo. Ritengo che questo tipo di fare turismo, turismo camminabile, turismo accessibile, ecologico, all'aria aperta, offra dei risvolti molto più ampi di quelli che ha avuto finora. Pensiamo al risvolto della salute, pensiamo alla prevenzione, pensiamo al sistema immunitario. Quindi pensiamo a incrociarlo al cibo sano, pensiamo anche a incrociarlo ai neurologi, che spesso dicono, ve ne cito uno, il mio amico Antonio Milici, un medico della ASP che fa parte del mio gruppo, tra l'altro, ha un progetto di montagna terapia che ha presentato alla Regione Siciliana, perché stare a contatto con la montagna ha un effetto benefico sui soggetti depressi che hanno un sistema immunitario depresso. Questi sono temi poco battuti, ma molto utili e molto attuali. Quindi sicuramente avremo modo con Franco di approfondire, ora non voglio prendervi troppo tempo, però sono in piena collaborazione e vi darò qualche spunto. E vi lascio con un'altra riflessione. Noi parliamo dei nebrodi, sono i comuni che stanno sui nebrodi che si devono aggrappare a voi in questo momento.
siete importantissimi. Grazie. Allora, mancano le testimonianze del presidente del CEA Belice, dell'architetto Salimitro e del consigliere nazionale del MASC. Avrete 3 minuti ciascuno. Iniziamo con un pianificatore, l'architetto Salimitro, che ci saluti da Gela, giusto? Quindi ti ringraziamo per la tua presenza e quindi il tuo contributo da grande appassionato sui temi della salvaguardia ambientale, ma da grande pianificatore. Non ti sentiamo. Che non aveva attivato. Ecco, ecco, perfetto. Ok, io ti ringrazio per avermi invitato e anche l'opportunità di conoscere tanti amici. Sono qui più che altro per ascoltare, più che per dire delle cose. Apprendo adesso del protocollo, non conosco i contenuti, ma però quello che a me preme così, vista la materia che voi trattate, è quella di valorizzare le potenzialità e le caratteristiche della Sicilia che sono straordinarie. Voi avete parlato dei Nebrodi, io ho avuto occasione di girarli un po', ma per esempio un mio sogno, visto che c'è un rappresentante di Caltagirone, è quello di collegare dal punto di vista naturalistico, per esempio, Santo Pietro con la sugheretta di Niscemi e con il lago Biviere, con quello che rappresenta il Biviere di Gela. Questo sarebbe un lavoro straordinario se si riuscisse a creare un corridoio di collegamento naturalistico tra queste 3 aree importanti e poi così proseguendo, perché poi la Sicilia dovrebbe avere un collegamento in prospettiva in questa direzione. È chiaro che sono necessarie delle sensibilità particolari che molto spesso non colgo, e quindi il lavoro che voi fate, la vostra presenza è assolutamente importante e indispensabile. Grazie architetto, abbiamo 6 minuti, 2 minuti al presidente del CEA Belice, Gaetano Butera, geologo. A te 2 minuti, Gaetano. Io spero che mi sentite, mi sono collegato in ritardo, ho avuto dei problemi. Gaetano. Ciao Renato, ho sentito il tuo intervento, mi sono collegato dopo il tuo intervento. C'è Michele, lì che conosco, Michele Orifici, collega mio che saluto. Diciamo che mi è piaciuto ascoltarvi. Una considerazione vorrei fare. Tutto quello che è successo, purtroppo, ci è capitato sulla nostra pelle, però abbiamo avuto una prova che la battuta di arresto che abbiamo dovuto fare necessariamente, forse è la prima che si fa dai tempi dell'industrializzazione dal 1900 in poi. Diciamo, questa battuta d'arresto ha fatto benissimo all'ambiente. Ha fatto benissimo all'ambiente. C'è chi soffre ovviamente per la situazione economica, però ho pensato quanto i veleni sono stati risparmiati in questi 2 mesi a livello mondiale. Non c'è stato bisogno di Greta, di associazioni ambientali. La natura si è ripresa i suoi spazi. Ora pensavo, ma perché non proporlo a livello mondiale, visto che adesso dialoghiamo a livello mondiale, di quando ci rimetteremo tutti in cammino, ci saremmo trovati allettate le ferite, di fare una settimana all'anno di riposo, di ritornare a questo coronavirus, di goderci la famiglia e di fare riposare l'ambiente. Allora, questa provocazione simpatica, la cogliamo in pieno. Consigliere Casano, allora. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, Francesco. Prego la dottoressa La Rosa di salutare caramente il commissario Luca Ferlito, che ho conosciuto personalmente in un parco nazionale, quello di Pantelleria. Spero di rincontrarlo in qualche altro parco, quello di Nebrodi sicuramente, ma sì, spero che lei porti i miei saluti più cari. Senz'altro. Grazie. La provocazione di Gaetano, noi dobbiamo trarne
giovamento da questo fermo che abbiamo avuto e per avere nuovi stili di vita, chiaramente. Non è che ci auguriamo che ogni anno venga questa pandemia o dobbiamo fermarci per non produrre. Dobbiamo produrre, dobbiamo consumare in modo giusto e cercando di salvaguardare il nostro pianeta, le persone che ci abitano, per una prosperità e la pace di tutti. Con collaborazione con tutti gli enti, noi dobbiamo a 360 gradi lavorare nella società, nelle famiglie, nei nostri ambienti di lavoro. Spero che questa epidemia ci faccia andare nella direzione giusta. Per esempio, le amministrazioni hanno scoperto il digitale che non volevano prendere mai in considerazione, adesso sono state costrette. Quindi speriamo che anche con l'ambiente noi cerchiamo di portare avanti. Prima di lasciare le conclusioni alla dottoressa La Rosa, abbiamo con noi anche il segretario del Ramarro Sicilia, che è il dottore Alessandro Aleo, e quindi anche a lui una battuta, visto che tanti percorsi che abbiamo e che facciamo nell'area che ci dava l'architetto Sallinitro, avvengo anche grazie al dottore Aleo. Alessandro. Buonasera a tutti. Intanto è bellissimo tornare a parlare di ambiente in questo periodo, perché per chi sta combattendo questa guerra, insomma, un minimo di normalità è una cosa straordinaria. L'iniziativa è bellissima, è meravigliosa. Non la conosco nello specifico, devo essere sincero, perché ne sono venuta a conoscenza da poco. Però firmare un protocollo d'intesa in questo periodo e come viatico di ripartenza sicuramente fa crescere l'ottimismo, insomma, sperando che poi ci si possa incontrare e fruire della natura nel miglior modo possibile. Non mi dilungo oltre e vi ringrazio tutti quanti. Allora, io lascio, dopo aver ringraziato anch'io il commissario del parco dei Nebrodi, il direttore e chiaramente la graditissima presenza di Sara La Rosa, a cui lascio la parola per le conclusioni, e la ringrazio per averci, come dire, averci consentito con la sua presenza di dare anche a questa nostra iniziativa un carattere di ufficialità, perché la presenza di una rappresentante così importante della struttura tecnica della più grande area protetta del Sud Italia, ricordiamolo, quasi 100.000 ettari, un importante polmone al centro della Sicilia, per noi è veramente una grandissima soddisfazione, un grande onore e piacere. A te, dottoressa. Grazie, l'onore è mio, credimi, e soprattutto, come dicevamo, sicuramente di questi tempi, questo appuntamento serale ci ha dato un ulteriore spunto per fare di più, per riprendere quando finirà questa emergenza legata al Covid. Siamo già nella fase 2, però noi giustamente stiamo programmando quello che è un percorso lavorativo. E il plauso del parco, ovviamente, all'Associazione Nebrodi, all'Associazione Alcea Messina Ollus, con cui collaboriamo da tempo, con cui appunto abbiamo avviato adesso questo ulteriore passo con questo protocollo, e sicuramente anche, diciamo, con l'auspicio che tutti gli aderenti alla rete di Nebrodi Outdoor pongano in essere queste relazioni di cooperazione, che sono anche quelle che ci auspichiamo per questo turismo di prossimità di cui tanti parlano, ma che in effetti per noi è sempre stato così, e d'altronde chi vive i parchi sa perfettamente che ci sono dei comportamenti
degli stili di vita che ci hanno da sempre diversificato da quello che è un turismo di massa, da quello che in questo momento è sicuramente vietato e sconsigliato per motivi di salute. Quindi sicuramente la sintesi, insomma, di quella che sono le attività che sono state inserite nel protocollo, che può anche essere ampliato, che potrà comprendere, ci auguriamo, anche altre realtà, per lavorare a questa fase di ripresa, facendo sì che il territorio dei Nebrodi possa diventare veramente un modello di sperimentazione da questo punto di vista per queste attività, peraltro anche con quello che stiamo facendo con i social, quindi abbinare quello che abbiamo dovuto fare di necessità virtù, ma soprattutto dare un input serio, e mi pare che ne abbiamo le risorse umane, soprattutto vorrei puntare l'attenzione su queste, e professionali, per poter strutturare quello che è un prodotto, quello che è un sistema, in effetti, che possa dare anche una risposta, soprattutto dopo queste lunghe settimane di reclusione, perché siamo nelle condizioni ideali di poter veramente ristorare le menti e lo spirito di molti, moltissime persone che vorranno avere il piacere di visitare Nebrodi. Allora, io concluderei con la stretta di mano virtuale. Ninni, ci riusciamo? Ecco qua. Allora, ci siamo riusciti. Benissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. A tutti. È stato un piacere. Buona serata, è stato un piacere. Ciao. Auguri, e auguri soprattutto a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.